una novità Sissé dal primo minuto. Nella Ternana esordio stagionale per Signorini, arbitra Gersini di Genova. Avvio imperioso della Ternana con la proposizione di Tremolada diagonale al lato. Gara vivace, Bari reattivo, la Ternana concede troppi spazi. Palla gol per Iocolano sfruttata male, Grosso pretende maggiore attenzione. Bari comunque in pressione, esplode il destro, poco dopo Fiamozzi, Valiant e poco lucido irrompe Sissé e fa 1-0. Bari in vantaggio al decimo minuto. La squadra di Pokesh è comunque intraprendente, pallone che schizza in aria, si avventa l'ex defendi, traversa, occasione Ternana. Ma il Bari ha una marcia in più e anche un alleato involontario in Valiant, ancora lui disarmante, disimpegno sprovveduto in prota, brucia Plizzari per il 2-0 al ventesimo, quinta rete stagionale per l'esterno. Il Bari ha più creatività, Iocolano la battuta che scheggia il palo. Le immagini montate da Daniele Camporeale ci portano alla ripresa che si apre con una iniziativa di Albadoro in area barese, frenata forse con troppo ardore da Capradossi. Calcio di rigore per la Ternana, l'ex Albadoro lo spegne però sul fondo. Il Bari ha più motivazioni, connessione a buon fine, Sissé, Iocolano Sissé per il terzo gol del Bari, minuto 55, dilaga la squadra di Grosso. Scatenato Sissé che poco dopo va via in progressione, innesta Floro Flores, c'è però l'opposizione di Plizzari, il 17enne portiere della Ternana, decisivo nell'occasione. Non accade più nulla, inizia ad ingranare il Bari di Grosso alla seconda vittoria consecutiva. Poca Ternana, condizionata dai cali di tensione, più intraprendente il Bari, tanto Bari, cresce l'autostima e Grosso può contare su qualità e quantità. E da oggi anche sui gol di Sissé, una doppietta all'esordio, è lui il migliore in campo. Al San Nicola, Bari batte Ternana 3-0, a te Paolo. Grazie Emiliano, noi vogliamo fare subito un...